Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono qui oggi per presentarvi queste due MT3B uscite da pochissimo. Sono le Class Dominator, la 208 e 218. Restiamo sempre in tema retro, visto che abbiamo appena presentato il DLC e tutto quanto. Adesso, fatalità, escono questi mezzi qui, quindi. Bene, le ho viste, ho visto che come sempre avevano fatto un bel po' di download, quindi se fanno appunto download vuol dire che c'è qualcosa di positivo, che la gente piace, infatti ho deciso come sempre di scaricarle, ci ho dato un occhio, così a primo impatto mi sembrava la Dominator quella che avevo fatto il video, se vi ricordate, sul 2013, quella piena di animazioni, che si apriva tutto quanto, che aveva tutto, ma purtroppo. Immaginavo che non fosse quella perché è un po' blindata come Trebia, dopo il modder so che ha abbandonato il 2015 e appunto non è più stata presa in mano, è veramente un peccato. Allora, queste due metri Trebia sono praticamente le stesse, solo che la 208 ha un po' meno cavalli, le trovate sempre categoria mod, raccoglitrici. La 218 vedete che ha 278 cavalli e la 208 ne ha 235. In allegato, sempre nel pack, c'è il pack, la mod non è da stare niente, c'è la C600 che è la 6 metri, la C660 che è la 6 metri e 60. Non c'è nessun carrellino, quindi dovete andare via. Se volete andare per strada, andate per strada, se no dovete arrangiarvi, diciamo, trovare un carrellino piccolo, usate quello di default. Come mod è buona, adesso non ricordo se appunto, comunque, vabbè, a parte il discorso della Trebbia che ho io, questa è una conversione dal 13, ma mi sfugge, non ricordo veramente se appunto erano state già fatte, queste sono conversioni, quindi. Se vi ricordate voi ditemi perché proprio non mi viene in mente. Sono buone, hanno l'IC, anche se ce n'è uno solo, è un po' un peccato, poteva fare qualcosa in più. Come modello è buono, pesantezza grafica è zero. Texture è carina, cioè tutte le parti qui usurate, come è giusto che sia, appunto non deve essere fiammante e splendente come appunto Trebbia. C'è qualche mancanza di modello, vedete qua, tipo c'è il pistone che è scomparso, lo stelo è rimasto lì, qua alcuni cavi sì, sono un po' per aria, c'è qualche appunto mancanza, qualche sottilezza che comunque diciamo nel complesso può essere un po' diciamo tralasciata. Come funzionamento è tutto, è buona, non ho trovato problemi alla guida, si comporta bene, appunto sì, non aspettatevi la forza di un macigno perché veramente anche sulle zone un po' in pendenza fa fatica ad andare su, quindi all'occhio. Dirt non ne ha, ha solo le ruote che vedete qua, diciamo le altre parti non si sporcano purtroppo. Le barre sono buone, hanno, vabbè, comunque dopo vedremo le animazioni, qua vedete anche che manca mezzo Carter che fa proprio retro. Ha l'indoor sound che andiamo a vedere subito, anzi prima di entrare vi dico che avete una funzione da fuori con il tasto R, vi avvicinate alla scaletta e la potete chiudere, li mortacci sua, eccola qua, si chiude la porta e la scaletta insieme, ok, quando salite. Lo stesso come sound è buona, è bello sentire, un bel rumore all'indoor sound, vedete l'IC, l'unico che c'è è la per aprirsi la porta, almeno per andare fuori. Un po' un peccato perché poteva mettere qualcosa in più, magari l'apertura del tank sopra, lo scuotipaglia, tutte quelle robe là. Poteva fare qualcosa, ma secondo me, non so perché lasciano sempre le cose un po' così a metà. Comunque, ok. Specchietti funzionanti, destro e sinistro, sono anche abbastanza visibili. L'unica cosa che non mi piace tanto è che la scaletta qua, magari quando si trebbia, è un po' una rottura di palle e non c'è la possibilità di abbassarla separatamente alla porta. Quindi, magari voglio la scaletta giù, devo tenermi aperta la porta, è una cosa un po'. Diciamo che può star sulle scatole, come si suol dire.
Qui dietro appunto vedete questo primo vano, faccio vedere, in questo appunto primo scompartimento c'è il motore, vedete ci sono anche le feritoie qua, e dietro c'è il tank che vabbè adesso l'ho chiuso comunque qua. Infatti qui da me ce n'è una, c'è una Dominator, una 204, infatti è la prima volta che sono salito, già era estate che c'era un caldo bestia, ho detto ma che cacchio c'è dentro qua? Mi giro e posso vedere il tank, c'era il motore, quindi è proprio dietro sulla schiena qua, è una roba, mamma mia, proprio un caldo bestia. Comunque qua purtroppo non c'è il motore, non si vede niente. Qua a destra avete la lancetta del tachimetro dei giri animata, anche se non si vede molto. Sound, vi dicevo, è buono. Lampeggianti, frecce e tutto sono funzionanti, quindi. L'altra non va bene, non ve la faccio vedere perché è la stessa identica, non ha nulla in più. Io qua intanto metto l'helper, se si degna. Ok. Qua il tank piccolino. Vedete anche la fumata nera quando parte, che nella realtà c'è proprio, ve lo dico, ve lo assicuro. Questa è la sua andana della paglia, che è abbastanza buona. Sì. Ok, adesso si è sistemata. Indoor sound è buono, veramente ben fatto. Gli interni sono fedeli perché sono veramente così, le texture, come ho detto prima, non sono proprio il massimo. Qui dietro potete anche tenere controllo il tank. È un peccato che non si veda il motore, intanto sto fuori così. È praticamente dietro al coso, è che qua vedete c'è l'oblò ma non c'è niente, purtroppo è un po' un peccato. Basta, come appunto funzionamento eccetera ci siamo, non ha nulla di particolare, però appunto anche in guida, movimenti eccetera è buona, è piacevole, non ha diciamo mancanza di nulla. Ovviamente un po' lentina perché poveretta ha la sua età, vecchia scarpa. Però appunto anche in questa mappa qui ci sta, è proprio la sua morte. Rientriamo un attimo. Potete disattivare l'andana della paglia, sempre con la virgola. Qua. Dai, ed è nafta. Qua c'è anche il sound della paglia che esce. Qua. Bello anche il party con dietro. Occhio sempre a usare rimorchi abbastanza bassi perché il canotto non si alza proprio come le trebbie originali, cioè non è appunto, la trebbia è piccola e bassa e quindi all'occhio. Qua c'è la barra, animazioni dei coltelli, la cochlea c'è, ci siamo. Come vedete il tubo non arriva alle stelle, quindi andateci così. Scarico il partico, ci siamo, e non guardate il carro perché non c'è neanche
licenzio l'operaio, termino, se no andiamo avanti fino a stasera. Ok, perfetto. Io termino qui. Questa è la mod. Spero vi sia piaciuta, spero di aver detto tutto. Come avete visto, non ha grosse pretese, però insomma è carina, bella, ben fatta, bella da usare. C'ha sì, qualche sua funzioncina, c'ha l'indoor, un po' purtroppo che, ripeto, è stata un po' buttata là. Adesso vediamo se uscirà qualche versione, sarebbe bello avere qualche IC in più, qualche funzioncina in più, qualche interattività ulteriore. Speriamo bene. Nel frattempo vi lascio il link in descrizione e vi do appuntamento questa settimana qua. Ci saranno un po' di video agricoli e basta. Vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ciao!